Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Benvenuti nel nuovo vlog. Questo è Ferragosto Vlog. Tanti auguri di buon sereno Ferragosto a tutti! Allora, mi vedete con la camicia da notte più pesante perché le temperature qua si sono abbassate per fortuna. E niente, vi avevo detto che il Ferragosto facevo il vlog di tutto quello che sto preparando, così vedrete man mano le cose che faccio. Quindi dentro questo vlog ci sarà anche una specie di mini video ricetta e vedrete insomma la preparazione, quello che mangiamo, una cosa molto easy tra di noi e niente, giusto per passare in modo diverso il Ferragosto, senza dover andare fuori a fare grigliate o cose, visto che non siamo al mare. E quindi vediamo come passiamo il Ferragosto. Bene, anzitutto, prima di passare a cucinare, passiamo a sistemare la camera, che appunto va rifatto il letto, le varie cose, insomma, le varie faccende ve le risparmio, vi faccio vedere dopo quando tutto sistemato. Allora, adesso vado a fare una sorta di polpette, ma non sono polpette, sono polpette di uova. Sì, diciamo così, tipo fritelline. Allora, mi servono le uova come ingredienti: pan grattato, pepe, prezzemolo, va bene anche questo surgelato, pan grattato è questo, e ci vorrebbe anche il formaggio grattugiato, però ci siamo dimenticati di comprarlo, ma non importa, va bene lo stesso. Adesso, semplicemente, come se facesse una frittata, andate a sbattere un 4 uova, poi ci incorporiamo il pan grattato, sale, pepe e il prezzemolo, e poi vi faccio vedere la magia che avverrà. Allora, dopo che abbiamo ottenuto questo composto, più o meno di questa consistenza, vedete, possiamo andare a friggere le nostre polpettine. Dentro c'è, vi ripeto, uova, ne ho messe 5, pepe, sale, prezzemolo e pan grattugiato, pan grattato. Ci voleva anche il formaggio grattugiato, però non c'è, fa niente, si può fare anche lo stesso. La consistenza è questa. Ora è pronta per creare le nostre polpettine. Non preoccupatevi, sembra poco, ma in realtà non è poco. Usciranno almeno penso una ventina di polpette. Ora vi faccio vedere, è una cosa semplicissima, vi faccio vedere giusto il passaggio e così per fare qualche aperitivo, una cosa sfiziosa. È una cosa molto molto bella questa. Come vedete, ho messo una bella quantità d'olio. Lo lascio scaldare e poi vi faccio vedere giusto due o tre polpette, così se volete rifarle seguite questo passaggio. Col cucchiaio andiamo a prelevare circa questa quantità ed è abbastanza. Andiamo a mettere nell'olio, vediamo una specie di forma così, vedete? Ok, appiattendo un po' e lasciamo che si insomma che si prepari. Ok. Come potete vedere, già questa si può girare. Ecco qua. E queste, vedete? Appena si staccano, giriamo. Poi giriamo un paio di volte, insomma, comunque, giusto per intenderci, si girano un paio di volte. Quando sono dorate, vuol dire che sono pronte. Questa è una ricettina sfiziosa da cocktail aperitivo, molto molto interessante. Qua delle perfette polpette di uova, quindi vegetariane, non c'è carne, non c'è prosciutto, non c'è nulla, c'è solamente uova, sale, pepe, prezzemolo e pan grattato. Formaggio non l'ho messo perché non ce l'avevo, però
Guardate che carine, ottime, sfiziose, profumate e diverse per fare un aperitivo o anche per i vegetariani. Spero che questa cosa vi piaccia, insomma. Non l'avevo mai fatta, cioè come video ricetta, però l'ho cucinato spesso. Bene, attimo di relax. Allora, letto cambiato, come vedete, federe nuove, basta anche le coprifedere, lenzuolo cambiato, comodini tutti puliti, tutta fatta la polvere anche qua sopra, insomma tutto, pavimento aspirato, di qua che di qua ovviamente anche dalla mia parte. Qua abbiamo il computer, i due telefoni, la mia pochette, Hello Kitty, la crema al cocco. Questa crema al cocco è ottima. Poi anche la toilette, insomma, tutto è stato pulito. E un attimo di relax. Ho messo sul sugo della pasta panna prosciutto piselli. E se vi interessa quella, vi ho già fatto la video ricetta, quindi non ve la sto a far rivedere. Dopo, quando ci mettiamo a tavola tutto pronto, vi faccio vedere tutte le varie portate che comunque mangeremo. Buon Ferragosto! Top! Bene, allora ragazzi, siamo al giorno dopo. Non vi ho fatto vedere nulla perché ieri sono stata veramente malissimo. Mamma mia, veramente una cosa allucinante. Era da tanto praticamente che non mi veniva un attacco di panico così forte. Sono stata proprio male. Però non sono stata in ospedale, sono stata malissimo e quindi non mi dispiace, non sono riuscita a farvi vedere il resto del vlog. Questo è dentifricio, non è coso sporco. È mattina, infatti adesso mi sono lavata i denti e vi sto appunto spiegando perché non ho continuato. E sì, quello che vedete dietro sono i miei reggiseni, perché qui ho il cassetto, faccio vedere. Il cassetto che sto sistemando e quindi sono in preda a sistemare tutto oggi. Quindi prima di partire lascio tutte le cose sistemate, le cose che non servono le butto. Infatti sono buttato via un sacco di cose, magari di vestiti o calze che non servono più, insomma quelle cose. Beh niente, comunque siamo rimasti che vi avevo fatto vedere le polpette di uova. E ho cucinato e tutto. Eravamo pronti per metterci a tavola. Niente, mi è venuta una crisi di pianto e sono stata male, sono stata molto male. E quindi non, sinceramente non ho proprio avuto la voglia di continuare il vlog anche dopo che mi sono ripresa. Proprio non avevo voglia. E niente, adesso sto bene, fortunatamente Davide mi è stato vicino, mia suocera, il mio suocero pure anche poverino è venuto qui apposta, mi ha coccolato, è stato carinissimo davvero. E mia mamma non l'ho chiamata per non farla spaventare, tanto alla fine è a casa, non è che sono stata in ospedale, voglio dire. Però è stato brutto perché non vedendomi da tanto... è stato brutto, non è durato tantissimo questa cosa, però diciamo che mi ha veramente messa a KO davvero. E niente, sostanzialmente questo. E non ho voluto neanche fare live o vloggare ieri, proprio non me la sono sentita. Ho provato a guardare qualche telefilm, ho visto una o due puntate di un telefilm che sto guardando adesso che si chiama Limitless, è molto carino. E poi mi sono addormentata tra le braccia di Davide e nulla, mi sono addormentata, mi sono svegliata varie volte prestissimo, tipo alle 6:30, poi mi sono svegliata anche alle 8, così, però alla fine sì, è andato tutto bene. Ero un po' un sonno così, che ho dormicchiato così così, diciamo. E niente, adesso sto bene. Penso che sia tutto lo stress accumulato in questo periodo
L'ansia, il matrimonio, ovviamente che sono felice, eh? Tutte queste cose, magari, tutte insieme, diciamo che hanno scaturito questa cosa, avevo probabilmente bisogno di sfogarmi, mi sono sfogata e in effetti quando comunque ho pianto sono stata molto meglio. E niente, mi dispiace che non ho finito il vlog, era carino, però più che non farcela non me la sono proprio sentita. E niente, insomma. E quindi vi ho fatto questo vlog a metà, insomma, ecco. Però ve l'ho lasciato com'era perché comunque ho iniziato facendo appunto questo vlog di Ferragosto e poi purtroppo è andata come è andata, ecco. Niente, io spero che questo vlog, la parte iniziale almeno, vi sia piaciuta per, diciamo, per la videoricetta che c'è stata. Anche se mini, però una videoricetta che comunque magari vi può servire, vi viene utile per i vostri aperitivi, le vostre cose. Comunque vi consiglio di mettere il formaggio grattugiato e meno pangrattato perché il sapore è meglio col formaggio grattugiato e meno pangrattato. Ecco, quello sicuramente. Poi ho messo il piercing nuovo. Questo qua, questo cerchiolino, questo è bello perché proprio è anche più largo, mi piace, insomma, fa molto trasgressiva il piercing al naso così al cerchiolino. E niente, ho fatto una pettinatura così, tipo un fiocco con le mie trecce. Non vedo l'ora di partire, ragazzi, veramente. Vabbè, adesso comunque vi questo video mi sa che lo caricherò prima e vi faccio una live. Poi ho anche da registrare dei video haul di New Chic. E comunque non c'è più Juan, perché Juan ha cambiato lavoro. E c'è Eunice e Eunice. Ecco, adesso dopo il dilemma di Juan, Juan, adesso abbiamo Eunice e Eunice, non lo so. Comunque, top ragazzi. E niente, ho visto che sondaggio ieri di fare l'incontro al mare era praticamente 50-50, poi è diventato 49-51, poi non ho più visto, però molto di più dell'altra volta, quando ho detto se volevate l'incontro al mare, l'altra volta tipo 17% avevate detto di sì, stavolta in tantissimi avete detto di sì e vediamo. Allora, dove andiamo noi? Ovviamente non è lo stesso posto dove siamo andati a luglio, però volevo fare un incontro, diciamo, sempre sulla Riviera Romagnola, perché comunque per noi raggiungere magari un posto piuttosto che un altro ci viene comodo. Non vi dico dove andiamo. Non voglio farvi spoiler, vi dico solamente che a chi me l'ha chiesto io ho detto andiamo verso Forte dei Marmi, ma in realtà mi sono confusa, non è Forte dei Marmi, è un'altra meta, diciamo che comunque top, ecco. Bene, io vi mando un bacione, spero che questo vlog vi sia piaciuto comunque. Grazie a tutti i nuovi iscritti, gli iscritti di sempre. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete mi piace. Non siete iscritti, iscrivetevi, se no vi vengo a prendere a casa. E iscrivetevi anche al canale di coppia, Davide e Chiara Channel, canale Chiara d'Alessandro ASMR. Stavolta registrerò davvero al mare un video ASMR spiaggia. Se non al mare, in piscina, perché comunque il nostro albergo c'è anche la piscina, quindi è molto molto bello. Vi farò il room tour dell'albergo e girerò vari spezzoni della mia canzone. E la mia canzone, me lo chiedete sempre, uscirà verso metà fine settembre. Sono molto contenta e mi piace tanto. E nulla, che dirvi d'altro? Un bacione. E niente davvero. Ciao!